Buongiorno a tutti, il sindaco che vi parla. Vorrei fare un po' il bilancio a un mese, forse qualcosa in più, dopo che abbiamo adottato le misure restrittive per combattere per quanto ci è possibile il coronavirus. Sono stato uno dei primi che ha adottato l'ordinanza di non frequentare i luoghi pubblici, quindi parchi, piste ciclabili del Secchia, aree pubbliche, il divieto di sedersi sulle panchine e permettere in tempi limitati e per brevi percorsi di portare fuori gli animali domestici. Io penso che tutto questo abbia funzionato, ne a testimonianza ci sono i pochi casi infetti di persone sassolesi. Naturalmente sappiamo poco del coronavirus, ma non è che sappiamo poco noi, sanno poco tutti perché vedo che anche la sanità, ognuno fa dichiarazioni che vanno anche in contrasto con le dichiarazioni degli altri. Parlo di gente altamente, persone altamente specializzate. Quello che mi viene da dire è quello che praticamente concordano tutti è rimanere in casa. Rimanere in casa cosa vuol dire? Vuol dire limitare al massimo i movimenti, vuol dire non incontrarsi, anche se è difficile perché viene annullata la vita sociale di ognuno di noi, me compreso. Io rimango in casa, vengo in ufficio 2 o 3 ore, sono in una stanza da solo e faccio di tutto per non ricevere della gente, a meno che non ci sia un'urgenza schiacciante e soprattutto di non essere a contatto con i miei collaboratori che operano in smart working. Cosa facciamo? Dunque, i controlli della municipale ci sono e gli agenti sono inflessibili nei confronti di chi trovano in giro senza comprovati motivi d'urgenza. Naturalmente ho dovuto limitare le pattuglie, ce ne sono 3-4 per ogni turno e 2 nel serale, anche perché il coronavirus non ha risparmiato neanche la Polizia Municipale. Non mi risulta nessun caso infetto per ora, però ci sono alcune persone in quarantena e una lunga sfilza di persone che sono in malattia, perché anche la stagione è favorevole perché con gli sbalzi di temperatura, alti e bassi nell'arco della giornata favoriscono queste patologie. Quindi facciamo tutto quello che possiamo. La pattuglia non può essere dappertutto. La pattuglia vigila e osserva quello che succede. Se ci sono delle situazioni sospette, controlla. E nei controlli sono stati fatti in questi giorni centinaia, se non migliaia di controlli, sono state fatte decine e decine e decine di contravvenzioni. Vuol dire che non tutti osservano le disposizioni che emanate dal governo, dalla regione e anche dal comune. Quindi un appello, cercate di limitare gli spostamenti e uscire solo quando è necessario. Un breve riassunto da quando è cominciata la pandemia. Adesso vi do dei dati, delle cifre che possono essere niente, possono essere qualcosa, possono essere significativo o meno. Quello che mi viene da dire, il giudizio significativo è che a Sassuolo abbiamo cercato e abbiamo limitato le persone infette. Fino adesso, dai dati che mi ha fornito la Protezione Civile e l'USL risulterebbero 14 morti nell'arco, 17 guariti, quindi questo certifica che di coronavirus non si muore solo, si guarisce anche e le guarigioni saranno sempre andando avanti nel tempo saranno sempre maggiori. Ci sono 123 persone in isolamento domiciliare, che sono quelli che sono infetti dal virus, che però
possono rimanere a casa, essere curati da casa. Ci sono 29 ricoveri, e una settimana fa erano sui 35, quindi da ricovero ospedaliere, che sono i casi un po' più gravi e gravissimi, adesso non so quanti siano ancora in rianimazione, ma spero ben pochi, si viene trasferiti in isolamento domiciliare, perché vuol dire che la situazione sta migliorando e si è in via di guarigione. Ci sono 120 in isolamento domiciliare che sono dovuti a contatti stretti con familiari o comunque colleghi di persone che risultano infette, e sono anche coloro che hanno praticamente dal ricovero li hanno mandati a casa e sono in isolamento domiciliare, quindi seguiti e curati. Ci sono 218 persone in quarantena, questo è il dato di ieri. La quarantena però varia, perché quarantena sono 14 giorni, quindi se dopo 14 giorni il tampone risulta negativo o comunque non sussistono le condizioni sospette per essere infettati, finisce la quarantena. Quindi un giorno ce ne sono tante, un giorno ce ne sono poche, variano anche come numero, variano da giorno in giorno, anche in maniera considerevole. L'ultimo appello: cittadini, stiamo a casa. Io vedo gente in giro, non tanto, però vedo anche gente che secondo me poteva rimanere tranquillamente a casa. Piace a tutti uscire, specialmente adesso che è cominciata anche la bella stagione, è ancora più invitante uscire, però stiamo in casa, facciamo l'ultimo sacrificio. Io penso e spero che non avremo ancora per molto, e dopo pian piano potremo tornare alla vita normale. Quindi usiamo il minimo indispensabile. Soprattutto rimaniamo lontani uno dall'altro, non creiamo concentramenti, e questo parlo quando si va a fare la spesa, stiamo lontani uno dall'altro. Intanto rimanendo calcati o comunque vicini, non è che andiamo dentro prima nel supermercato, andiamo dentro ugualmente con gli stessi tempi, quindi nessuno deve pensare di riuscire a recuperare tempo. Limitiamo anche l'uscita a fare la spesa. Secondo me si può uscire una volta alla settimana, il pane si può prendere anche ogni 2-3 giorni. E le sigarette si può comprare un pacchetto, una stecca invece di un pacchetto. Non è necessario andare a comprare il pacchetto tutti i giorni. Compriamo la stecca che ne abbiamo per 10 giorni. Io penso di aver detto tutto. Penso di aver fatto fino ad ora, assieme alla mia giunta, tutto quello che era possibile fare. Abbiamo rimandato il pagamento dei tributi, abbiamo rimandato tutte le scadenze per quanto riguarda il contesto comunale, quindi se qualcosa scade in questi giorni ne riparliamo il primo di luglio, perché così facendo si permette alla gente di non uscire a fare pagamenti tipo la TARI, l'occupazione di suolo pubblico e non so, e l'accesso al ZTL. A chi scade l'accesso stia tranquillo, continui ad andare dentro, appena sarà possibile che sarà finita l'emergenza e pagherà l'importo dello ZTL. Così è per la TARI, così sono per altre tariffe. Adesso studieremo anche aiuti sia per i singoli cittadini, e stiamo già raccogliendo le domande di chi è in grave difficoltà che non riesce a fare la spesa, e daremo risposta anche con i soldi che ha anticipato che sono stati anticipati a livello centrale, 217.000 euro, ok?
perché non è che ce li abbiano regalati, ce li hanno solo anticipati, e anche sostegno delle imprese, piccole imprese soprattutto, partite IVA e via, che sono in difficoltà, e vedremo quali agevolazioni mettere in campo, senza però far fronte a quelli che sono i servizi anche a domanda individuale. Vogliamo dare l'asilo a tutti, vogliamo dare il trasporto scolastico a tutti, vogliamo permettere che tutti usufruiscono della mensa e altri servizi che sono servizi a domanda individuale, che però soprattutto per chi lavora sono essenziali per poter recarsi a lavorare e insomma un po' ritornare alla vita normale. Con questo vi saluto, un caro saluto a tutti, un augurio di buona Pasqua. Sarà una Pasqua non come tutte le altre, però è sempre Pasqua. Il mio messaggio è un messaggio di pace. Preferirei essere nelle piazze, nei bar dove sono spesso, a parlare con la gente, e farmi carico delle problematiche che mi vengono trasmesse anche sotto il portico in Piazza Piccolo. Io ascolto tutti e valuto tutto. Però adesso non me lo permette, questo mi manca molto, però sono convinto che a breve ci rincontreremo ancora tutti nelle piazze, nei luoghi pubblici, e nei bar e anche magari ricomincerò a ascoltare le persone che chiedono un appuntamento col sottoscritto. Teniamoci presente che io ricevo sempre tutti e riceverò sempre tutti. Adesso i tempi si sono allungati, però non dipende da me. Di nuovo, buona Pasqua.